funzionalità collega è una rivisitazione del vecchio comando XRIF che consentiva di collegare i disegni al proprio progetto. È possibile collegare file CAD, file PDF oppure modelli BIM come file IFC o RVT. Collegare un file significa mantenerlo come riferimento esterno. Ogni qualvolta si aggiorna il riferimento esterno, questo può essere riaggiornato in Arcline XP, senza la necessità di reimportarlo. Un file collegato non pesa all'interno del nostro progetto, in quanto il software memorizza la sua posizione esterna e non è editabile. Si usa appunto come riferimento esterno. Come vediamo, l'edificio indicato è stato collegato a questo progetto con la funzione collega. A differenza di altre entità del modello, questo non risulta editabile e abbiamo accesso solamente ai parametri BIM degli elementi che lo compongono. Vediamo a titolo d'esempio come collegare due tipologie di file, anche se il principio di funzionamento è simile per tutte le tipologie. Partiamo dal collegamento di un documento DVG. Dal menu File Collega DVG possiamo collegare un documento DVG all'interno del progetto. Una volta specificato il corretto fattore di scala, è possibile definire il posizionamento del file DVG nella vista 2D. Il posizionamento di questo può avvenire manualmente, oppure è possibile far sì che questo si posizioni rispettando le coordinate originali del file. Dal gestore dei collegamenti è possibile consultare la lista dei file collegati per rimuoverli, scaricarli temporaneamente o ricaricarli per aggiornarli alle ultime modifiche del file originale. Vediamo ora un esempio di collegamento tra questo progetto e un progetto di impianti creato appositamente per il modello in questione. Tale progetto potrebbe essere stato creato con le funzioni map di Arcline, oppure potrebbe esserci stato fornito da un collaboratore in formato IFC. Da File Collega procedo cliccando sul comando apposito. Una volta aperto il file, il software chiede se collegare e posizionare questo come un semplice oggetto IFC, oppure se procedere con il collegamento considerando la struttura piani di questo. Proseguendo con questa opzione, è possibile confrontare e allineare la struttura piani del progetto con quella del file IFC da collegare. I pulsanti sopra sotto permettono di far coincidere la struttura piani del file. In questo caso manteniamo l'allineamento default. Come visto in precedenza per il file DVG, anche per i file IFC è possibile rimuovere, scollegare, scaricare in via temporanea oppure, come in questo caso, aggiornare il file sulla base delle modifiche che potrebbe aver fatto il nostro collaboratore.